Ma salve, buon godo day sotto la pioggia incredibile con un caldo assurdo day. Ragazzi, buon godo day e bentornati incredibili in un nuovo episodio incredibile delle quattro chiacchiere di godo. Pazzesco, assurdo e allucinante, così le dico sempre tutte. Allora, piccola nota tecnica, voi non avete idea del diluvio che sta facendo qui davanti al mio bellissimo ufficio godoso. Quindi io lo dico, se vedete delle luci e come dire, danno segni di cedimento, rumori d'acqua incredibili, porte che si sfondano e altro, è perché qui c'è veramente una tempesta incredibile. Ma nonostante tutto, il vostro povero Zoe il godoso vuole registrare un video incredibile che dovevo già registrare la settimana scorsa, non ci sono riuscito. Spero di farlo uscire la settimana incredibile che va dal 17 in poi, incredibile. Tra l'altro in quella settimana dovrebbe uscire anche lo special parte 2 di Godomania, che pure quello doveva uscire la settimana scorsa e non ci sono riuscito. Purtroppo avevo avvertito che giugno e i primi di luglio sono due periodi un pochino sus. E dall'altro, piccola chicca, nonostante tutte le cose da fare incredibile, sul canale esce un video al giorno più uno shorts al giorno. Ragazzi, la mia sanità mentale e la mia salute stanno decadendo, ma va bene così perché siamo arrivati a 250 iscritti. Abbiamo superato i 250 iscritti, un piccolo traguardo incredibile, pazzesco e assurdo, quindi che godo sia con voi, incredibile. Questo numero è importante per svariati motivi, perché 250, se non sbaglio, dovrebbe essere metà per avere la metà partner su YouTube. Perché non so se lo sapete, ma YouTube ha fatto questa cosa susto dall'anno scorso, credo. Prima per avere la partner dovevi arrivare a 1000 iscritti. Incredibile, adesso c'è una specie di metà partner che parte da 500 iscritti. Quindi susto, sono a metà del metà percorso per arrivare ad avere la partner, che sarebbe uno dei traguardi più importanti della mia carriera videoludica su YouTube. Io vi ricordo, l'ho controllato ieri, sono 6 mesi che ho iniziato a fare video seri da qua dentro sul canale, e io già in 6 mesi ho prodotto una cosa come 200 video, ragazzi, non sto scherzando, minimo 100 video e un'ottantina, novantina di shorts, e oggi dovrebbe essere uscito il 302esimo video sul canale, quindi sono sicuro che almeno 200 video in questi 6 mesi sono riuscito a mettere sul canale tra video e shorts, quindi ne vado veramente orgoglioso. Poi sono contento che in generale, ragazzi, tutte le visual sono aumentate nei video, degli shorts, mi scrivete che video vi piacciono, mettete un sacco di like, siamo arrivati quasi a 4500 like, le 90.000 visualizzazioni totali, ragazzi, analytics proprio stonks, incredibile. E quindi io, povero Zoel di quartiere, come faccio a non sacrificare tutto quello che è nelle mie mani godose in questo incredibile canale incredibile, con loro che tranquilli torneranno perché anche loro hanno in mente cose incredibili. Ora sono tristi per quello che è successo a Godomania, mi sono depressi, peggio del depresso di Palward, quindi una cosa incredibile. Però tranquilli che l'avventura del Godoverse continueranno, nuovi format, cose incredibili, pazzesche, assurde in questo canale, pazzesco, incredibile, assurdo. Prendendo le redini del Godo, ragazzi, ho poco tempo ma voglio fare assolutamente questo video. Oggi, incredibile, faremo il recapone ufficiale godoso di tutto quello che è successo nel Summer Game Fest e di tutte le altre conferenze incredibili che mi sono riuscito a seguire. Incredibile, me le sono seguite tutte, me le seguivo mentre editavo i video, è stato molto divertente come cosa. Ho preso degli appunti incredibili, infatti ve lo dico, userò una marea di appunti perché non me li ricorderei mai nella vita tutti i giochi incredibili che sono stati annunciati. E tra l'altro per me questo video è un piccolo traguardo morale, perché se ricordo bene l'anno scorso feci un video proprio sui Summer Game Fest con Sus e Scheletro, all'epoca nella mia vecchia postazione in condizioni pietose, e quel video da una parte è stato l'ultimo video serio che ho fatto prima di iniziare tutto quanto la procedura per arrivare ad avere questo ufficio godoso. Con video serio intendo un video che avevo un copione, loro mi davano retta, insomma strutturato incredibile, perché poi da lì io ricordo che il canale è stato fermo 3 mesi, ragazzi, prima di ritornare a novembre. Quei 3 mesi sono stati fondamentali, ragazzi, altrimenti tutto questo non ce l'avrei mai avuto, incredibile. E vedere che in 6 mesi ho colmato quei 3 mesi di vuoto e ne ho colmati altri 3 di godo, ragazzi, io sono super felice, incredibile. Qui oggi faremo un recapone incredibile, tutte le conferenze incredibili, vi dirò i giochini più interessanti, quelli che sicuramente porteremo sul canale incredibile, quelli che mi hanno incuriosito di più e alcuni che mi hanno un po' deluso. Soprattutto per la maggior parte sono state tutte conferenze godose, sicuramente la più importante è stata quella della Xbox Showcase. GG per Microsoft, perché l'Xbox Showcase è stato incredibile. In generale sì, forse direi Xbox Showcase, Summer Game Fest al terzo, lo Showcase di Sony più tutte le altre conferenze piccoline, però adesso ne parleremo. Quindi ragazzi, sigla e si parte. Eccoci qua, incredibile, nella nostra scrivania godosa per fare un video super interessante, incredibile.
Ragazzi, mamma mia l'acqua che sta facendo, non avete idea. Se vedete ogni tanto mi giro, ragazzi, perché veramente sta facendo un diluvio che non è normale. Mi ricordo tantissimo quando registrai il video di Squid Game, che lo registra nello stesso orario di adesso, di pomeriggio, e fece un diluvio assurdo. Quindi così, tanto per lanciarvi un ricordino godoso incredibile. Allora, ovviamente mi servono degli appunti incredibili. Appunti incredibili! Eccoli qua. Visto? Sono diventato un mago incredibile anch'io. Questi sono essenziali perché ci sono talmente tante cose da dire e vorrei provare a dirle tutte quante, se me le ricordo. In generale sono tutte state conferenze simpatiche. Quella di Microsoft ovviamente ha spaccato tutto, più che altro perché metà dei giochi, se non tutti i giochi, sono day one sul Game Pass. Hanno proprio fatto il carico neanche da 90, da 200 sul Game Pass, quindi GG. Sony è un po' confusa secondo me in questo periodo. E in generale il Summer Game Fest, è che io voglio un sacco di bene a Kigley. Mi dispiace molto che la gente online ha scritto cose brutte sul fatto che il ritmo del Summer Game Fest fosse, come dire, me, lo showcase Microsoft è un continuo ta 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 ta, un tizio che parla ta 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 ta, un tizio che parla. Il Summer Game Fest io speravo fosse uguale a quello, invece è un gioco, un tizio che parla, un tizio che parla, un tizio che parla, un gioco, un tizio che parla. Io preferisco molto più il ritmo alla punta all'Xbox Showcase, questi trailer incredibili. Per carità, è divertente vedere il Summer Game Fest un po' come Game Award, per sentirsi dire quella frase che riecheggia in tutti i videogiocatori di questo secolo incredibile, che è World Premiere. Ho cercato di farlo con la voce epica, non mi è venuta benissimo, però il World Premiere fa sempre bagnare tutti quanti. Però partiamo con calma incredibile. Il primo evento è stato appunto lo State of Play 2024 del 30 maggio. Incredibile. E cosa è stato mostrato in questo mini showcase? Tra l'altro, mi raccomando, guardate sempre a destra e a sinistra o sullo schermo incredibile, perché potrei mettere delle immaginine sus, se me le ricordo, in editing. Incredibile. Ovviamente, ragazzi, io cercherò di dire il 90% dei giochi. Alcuni li ho dovuti skippare perché sinceramente c'era poco da dire e proprio non mi interessavano. Però la maggior parte ho cercato di infilarli in questo recapone. Il primo gioco appunto che hanno fatto vedere a questo State of Play è stato un gioco chiamato Concord, che sinceramente non avevo mai sentito nominare. È l'ennesimo FPS PvP in stile Overwatch, che, come dire, da ragazzino ci giocavo, però adesso non gliela faccio più. Hanno fatto vedere questo trailer full in CGI, hanno provato a farti empatizzare con i personaggi, che appunto sono un misto tra Overwatch. Mi ha ricordato per alcuni momenti il gioco dei Guardiani della Galassia, così randomicamente. C'è Valorant, Overwatch, questi giochi vanno forte veramente. Quindi l'idea di creare una nuova IP che prova a entrare in un mercato di questo genere molto saturo, non lo so come andrà, però ci stanno puntando veramente tanto. Dovrebbe uscire il 23 agosto per PC, PS5 in contemporanea. Non è, diciamo, uno di quei giochi che, come dire, mi ha fatto bagnare tantissimo. Ci sono stati alcuni giochi che mi hanno fatto bagnare, questo no di certo. Questo mi ha fatto piacere perché uscirà God of War Ragnarok su PC. Per chi non lo sapesse, è il secondo capitolo di quella che doveva essere una trilogia del remake di God of War. Da trilogia hanno fatto diventare due giochi solo. Io giocai solo il primo. Il secondo me lo sono praticamente spoilerato a morte, nonostante non l'ho giocato, quindi tutta la roba di Thor, Odino. Mi fa piacere che per tutti quelli che lo aspettavano uscirà su PC. Incredibile. Però non si sa ancora la data sus. Non è vero, ho detto una cazzata, ragazzi. Esce il 19 settembre 2024. Vedete, ragazzi, sono un po' rincoglionito. Poi, incredibile, il nuovo capitolo di Dynasty Warrior. Vi mancava la Dynasty Warrior? A me no, per niente. Però ammetto che quando ero ragazzino alcuni per la 360 mi hanno divertito parecchio. Se non sbaglio, questo dovrebbe essere il genere Musou, no? Sai, orde di nemici incredibili, tu sei un personaggio OP e elimina tutti, in senso è questo, no? Un po' come i giochi di One Piece, no? Dovrebbe uscire nel 2025. Su PS5, incredibile. Poi questa cosa mi ha fatto ridere tantissimo. Immaginate, passiamo da tizi a cavallo, cavalieri, samurai che eliminano eoni di persone, e poi arriviamo a un gioco che si chiama Infinity Nikki, che è questo gioco super kawaii, moe, con questa tipa che si veste in maniera sus, ci sono animali sus, cammina in giro, risolve puzzle. Mi sembrava tantissimo, vi giuro. Avete presente che è uscito questo gioco per la Switch, che non ho ovviamente mai giocato, però ha avuto un successo galattico in Giappone, che sarebbe un gioco su Peach, che si cambia i vestitini in un teatro sus e fa cose sus. Tra l'altro mi sono spoilerato la boss fight finale di questa roba, che è una cosa assurda. Sembra la versione Sony di quel gioco lì, non so, mi ha dato queste vibes qui. Dovrebbe uscire nel fine 2024. Poi Ballad of Antara, questo è sus perché è praticamente un RPG fantasy che mi ha ricordato vagamente Final Fantasy. Però non ho capito una meccanica di questo gioco, perché ho provato a dare un minimo di personalità a questo gioco perché sembrava la stessa roba vista e rivista. E se non sbaglio, in questo il tizio che combatte porta sulle spalle un ragazzino, quindi non so se è la meccanica del gioco, non lo so, ha interazioni sus, non lo so, può essere pure che forse è solamente in quel pezzo e poi magari non lo vedrai mai più magari sto ragazzino, però almeno se no c'ha qualche feature interessante, altrimenti mi sembrava abbastanza meh. PlayStation VR 2, vi interessava? A me no, perché non ho manco visto il primo, ragazzi.
Poi Marvel Rivals, vi mancavano altri giochi FPS, PvP in team incredibili come Overwatch e tanti altri. Eccone un altro che dovrebbe essere appunto in stile Overwatch sempre, ma con i personaggi Marvel incredibili, non mi attira granché. Poi quello che ho chiamato Sekirino, tra virgolette, che si chiama Where the Winds Meet, quindi dove i venti si incrociano, tipo. Esclusiva PS5, molto Sekiro style, samurai incredibile, combattimenti assurdi, c'è questa scena assurda di lui che tipo cammina per l'area con quello che dovrebbe essere forse il suo maestro. Mi attira per l'estetica, però non so se lo giocherò mai nella vita. Tra l'altro non si sa neanche quando uscirà, quindi probabilmente 2025. Questo mi interessa. Until Dawn finalmente esce per PC. Per console ha avuto un gran successo, uscirà per PS5 e su PC. E se non sbaglio ci dovrebbe essere una data sus che mi era appuntata. Esatto, autunno 2024. Ho iniziato a fare gameplay, sto cercando di recuperare tutti i giochi che avrei voluto giocare che non ho mai potuto giocare. E i giochi horror io li adoro. Until Dawn me l'avete consigliato anche voi in tanti, quindi potrebbe essere una serie futura sul canale. E non sarà l'unica, perché c'è un altro gioco che mi fa impazzire e ne parleremo tra poco. Oh! Silent Hill 2 Remake. Allora, ve lo dico sinceramente, tutta questa cosa dei remake che vanno un po' di anni, sai che è iniziato con Resident Evil, ora con Silent Hill, io sono contento perché sono giochi che hanno avuto leggerissimamente un'importanza a livello videoludico, quindi l'idea di fare un remake sus a me fa solo che piacere. Però mi dicono dalla regia che c'ha avuto dei problemini questo giochino, eh? Ora non vorrei entrare nella discussione sus, però se cercate sui social e su Reddit in particolare saprete che il pubblico, come dire, non ha gradito la trasformazione di questo personaggino sus, che è passato da essere tremendamente sexy, soprattutto come me lo ricordavo io, a essere, come dire, un po' sus. Però a parte questo, è Silent Hill 2. Se l'avete giocato sapete benissimo di che gioco sto parlando. Se non l'avete mai giocato, assolutamente recuperatelo, sperando che appunto questo remake sia fatto veramente bene. Queste due sono simpatiche. Monster Hunter Wilds. Allora, capirete questa cosa dopo quando parlerò della conferenza a Microsoft, però Monster Hunter è uno di quei franchise che se io avessi potuto duplicarmi, triplicarmi, quadruplicarmi, avrei lasciato 3 dei miei cloni a giocare solo a Monster Hunter, perché è uno di quei franchise che veramente avrei voluto immergermici molto di più di quello che ho potuto fare nella mia povera vita godosa. Uno dei miei preferiti paradossalmente è stato Monster Hunter Rise per PSP, credo di averci avuto tipo 2000 ore su quel gioco, però giocai pure a Monster Hunter 3 e poi un altro di cui non mi ricordo mai nella vita il nome, ma ve lo metterò in editing incredibile. Però Rise e Monster Hunter 3 ci giocai parecchio. Poi volevo giocare a World e alla fine l'ho comprato perché, come dire, il periodo storico in cui uscì World è stato un periodo storico un po' sus, quindi forse uno dei periodi in cui ho giocato di meno. Capirai, chiudermi in un gioco come Monster Hunter World sarebbe stata la mia fine. Però ha avuto un successo galattico, fecero pure l'espansione assurda, Iceborne se non sbaglio si chiamava, tipo. Poi hanno fatto uscire un altro gioco per Switch, io non ho mai avuto la Switch quindi non l'ho mai giocato, questo dovrebbe uscire per PC. Ora che ho un PC decente potrei giocarlo, quindi probabilmente uscirà nel 2025. Adoro il setting del deserto, poi hanno fatto vedere anche creature sus incredibili. Ragazzi, potrebbe essere una serie che porterò sul canale, perché mi ci vorrei chiudere veramente tanto. E ora che ne ho la possibilità, lo potrei fare tantissimo. E poi l'ultima chicca è stata Astrobot, che sinceramente, quando ho visto il trailer di Astrobot, ho detto, ma scusami, ma Astrobot non era quel cosino che hanno messo come sus giochino per far entrare nel mood della PS5? Infatti avevo ragione, era veramente tipo una mini demo dentro la PS5, che io non ho la PS5, l'ho visto però giocare da altri. A quanto pare questo sarebbe una versione estesa di Astrobot, giochino completo su Astrobot, che io mi chiedo perché ancora non è diventata la mascotte di Sony, perché è veramente adorabile. Uscirà il 6 settembre 2024, Astro Playroom si chiamava, me l'ero pure appuntato, però c'era pure il PS4, mi sa. Quello che chiedo a Sony è di smetterla di giocare con i sentimenti delle persone. Nello specifico, basta dare costumini di Bloodborne a questo affarino, perché questa cosa fa male al cuore di chi sa e di chi non sa. Ci siamo capiti. Passiamo alla Guerrilla Collective, che c'è stata il 6 giugno. In realtà questa è una di quelle conferenze che io la metterò sotto la categoria di conferenze minori, perché hanno fatto vedere una valanga di giochini indie e non, e alcune chicche incredibili che però al 99% non giocherò, però voglio citarne almeno qualcuno. Nel Guerrilla Collective hanno fatto vedere il ritorno di Tombi. Lo ricordate Tombi? Io lo giocai quello vecchio, pensate, ero un ragazzino quando lo giocavo, era simpatico come giochino. Esce il 1 agosto per PC, ok, PS5, Nintendo Switch e anche PS4. Poi uscirà il nuovo capitolo di Five Nights at Freddy's, per chi è appunto fan di FNAF. Io sinceramente in futuro vorrei portare tutta la serie di FNAF, però per adesso ne so veramente poco. Comunque dovrebbe chiamarsi Five Nights at Freddy's Under a Pit, tipo, non me lo sono scritto, però ve lo metto in editing incredibile. Ha questo stile molto sus che mi attira parecchio e ha a che fare con i viaggi nel tempo. Chissà sa, io non so niente della lore di FNAF, però se voi la sapete, avete capito. Questo mi interessa, un giochino horror che uscirà per PC in stile anni 90, che si chiama Post Trauma. È un gioco che si ispira agli horror classici e noi dovremmo essere una specie di macchinista
che deve sopravvivere a degli incubi veramente brutti. Potrebbe essere simpatico, ha delle Silent Hill vibes, ma mettetelo tra 50 virgolette. Potrebbe essere simpatico questo qua. Questo, infatti, ci ho fatto un asterisco perché potrei portarlo, perché ragazzi, ho detto, giochetti horror vanno a go-go. Questo sinceramente non avevo idea. Ci sarà un remake di un gioco che si è chiamato Clock Tower, e a quanto pare è un gioco del 1995, che io sinceramente non ho mai sentito nominare. Uscirà per PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch. Però non c'è una data, incredibile. Probabilmente sei tipo una ragazzina in un mondo sus con creature sus horror pazzesche. Non vorrei aggiungere altro perché sinceramente non ho mai giocato il primo. E poi dovrebbe uscire Yoka e Lai, che dovrebbe essere una specie di Banzo e Kazoo-like, che è carino per i disegni, lo stile è molto carino, e perché è fan dei platform classici, insomma. Questo potrebbe essere un gioco simpatico. Arriviamo al Summer Game Fest, incredibile, con il nostro ovviamente adorato Joe Kigley, incredibile. Mi dispiace non aver parlato di Game Award, dove c'era appunto anche lui, però ragazzi, a me lui sta tremendamente simpatico, quindi spero non lo caccino per il disastro che sono stati questi Summer Game Fest, però credo in lui, incredibile. E parliamoci chiaro, il Summer Game Fest è, come dire, l'anima delle tre, se vogliamo, no? Per carità, ci sono pure le altre conferenze, però continua a farmi strano dire che le tre non esiste più, perché per tanti anni io mi sono visto le tre, c'era il sito che lo aggiornavano, mettevano i trailer, mi scrivevo le cose, chiamavo tizio, se è uscito questo, no? Mi manca un po' le tre, però capisco anche che, come dire, i tempi cambiano, figuratevi se le aziende incredibili non dovevano distruggere anche l'idea delle tre. Il primo gioco incredibile del Summer Game Fest è stato Lego Horizon Adventure, che è l'ennesimo gioco della Lego che, sinceramente, assurdo da dire, i giochi della Lego non sono male. Io nello specifico giocai tantissimo per Nintendo DS, mi pare, i giochi della Lego su Star Wars. Era il periodo in cui giocavo Animal Crossing e questi qui. E questo sembra fatto troppo bene, ragazzi. Io non credo lo giocherò mai. Però sembra fatto veramente bene, ragazzi. Le animazioni sono carine. Mi sembra fedele alla trama. Dovrebbe rispecchiare il primo Horizon che ho giocato. L'altro, il secondo, non l'ho mai giocato. Dovrebbe uscire per PC, PS5, Switch a Natale 2025. Poi, un gioco che si chiama No More Room in Hell 2. Ma io il primo non l'ho mai sentito nominare. È praticamente un survival horror cooperativo con gli zombie, che sinceramente pure questo è un genere che ho lasciato alla mia adolescenza, però quanto mi sono divertito su Left 4 Dead, ragazzi, non avete idea. Però non credo lo giocherò mai. Poi il nuovo capitolo di Star Wars, Star Wars Outlaw, che sembra essere assurdo, un open world in stile Star Wars, ci stanno mettendo veramente tanti soldi. Gli ultimi giochi che ho giocato di Star Wars, tolti quelli della Lego, sono stati due giochi della 360, ve li metto qua. Ci credete che non mi ricordo neanche come si chiamavano? La Forza è con te, come si chiamavano? Ho completamente rimosso questa cosa, però mi ricordo il primo, c'erano dei punti in cui tu potevi farmare questi poveri omini che ti sparavano quello pim 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 con laser incredibile, e io passavo, non sto scherzando, le ore, perché erano delle cose più antistress della vita, a lanciare le kamehameha energetiche con il nostro Jedi incredibile e a vedere questi omini che facevano e volavano. E per chi l'ha giocato, mi capirà tantissimo, il livello iniziale del primo, tu eri Darth Vader che andava tipo nella terra dove c'erano i Chewbacca e sterminavi Chewbacca con botte di forza incredibile, ragazzi. Quel livello lì, il primo, l'avrò rigiocato mille volte perché mi divertiva a vedere i guazzetti che volavano. Divertentissimo, un po' come GTA che mettevi sulle strade per far deragliare le macchine, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, toppe. Insomma, sembra tanta roba, c'è un sacco di personaggi, hanno cambiato il gameplay, insomma, sembra interessante. Poi, un piccolo giochino indie, uno dei tantissimi giochi indie che sono stati messi in queste conferenze grandi e ovviamente anche in quelle che io chiamo secondarie. Questo giochino si chiama Neva, se non sbaglio si pronuncia, credo Neva, dove la protagonista di questo gioco è accompagnata da una specie di animale, sembra un lupo, sus, che combatte nemici d'ombra. Vabbè, potrebbe essere simpatico. Poi, Civilization 7 uscirà nel 2025, io credo di aver giocato forse il 2 e il 3, ci giocava mio padre e io vedevo il mio padre che giocava a Civilization e dicevo wow, sembra figo, ma non lo giocherò mai. Però, ragazzi, uscirà per PC e per console. E hanno fatto vedere pure lui! Non mi ricordo mai nella vita il nome, ragazzi, non me lo sono scritto mai nella vita, ve lo metto in editing. Comunque lui, insomma, ha cercato di mettere hype per il ritorno di Civilization e sono contento per i fan che lo aspettavano, sinceramente. Poi, questo ragazzi, trailerino in CGI di Black Myth Wukong, che fai, te ne privi? No che non te ne privi, ragazzi, questo ovviamente spoiler, serie ufficiale del canale, ragazzi, il 20 agosto comincerò la registrazione di Black Myth Wukong, mi fa impazzire, è praticamente un Souls-like, ma più Sekiro-like, secondo me, con una spolveratina di Nioh, sembra figo. Una cosa che ho letto che mi ha preoccupato è che, non credo troverò mai nella vita il post, di un tizio che aveva giocato le demo di Black Myth Wukong e aveva detto che è stato
stato notevolmente reso più facile rispetto a come era all'inizio, quindi sus questa cosa. Poi Metaphor e Fantazio, ragazzi, se siete fan di Persona adorerete sicuramente questo sottospecie di new franchise, sempre però del filone di Persona. Uscirà l'11 ottobre. Io sinceramente Persona 5 non l'ho mai giocato, magari un giorno lo recupererò, magari un giorno mi recupero tutti Persona, troppi giochi vorrei recuperare, ragazzi. Comunque, poi questo non lo sapevo, nuovo capitolo di Batman Arkham Shadow, autunno 2024. Giocai tutti i giochi Arkham per 360, li ho adorati, soprattutto il 2, quello che si chiama Asylum, se non sbaglio, che era fighissimo. Poi c'era Harley Quinn, che ci siamo capiti. E no, aspetta, non c'era solo Harley Quinn, c'era pure la tipa sus delle piante incredibili, che non mi ricordo il nome, ve la metto qui, e vi metto qui anche Harley Quinn. Non so neanche per quali console esce, mi sa che esce solo per Xbox. Poi trailerino di Dragon Ball Sparking Zero. Di Sparking Zero ho detto tutto quello che penso nella reaction che trovate sul canale, ragazzi. Ovviamente cercherò di portarlo, uscirà l'11 ottobre. A me attira tantissimo, mi dispiace per la gente che lo sta distruggendo per il fatto che non è graficamente assurdo, è colpa di Fighters, lo so, è il gameplay che conta, ve lo dico sinceramente. Se funziona come i vecchi Budokai, spaccherà tantissimo, ragazzi, preparatevi, sarà ovunque questo gioco. Poi Fatal Fury City of the Wolves. Allora, questo qui è sus, è un altro picchiaduro, e io me lo ricordo per un motivo solo. Pensate, ho visto il trailer di questa roba, ho detto, vabbè, sembra interessante, uscirà nel 2025, ma la mia mente godosa si è focussata solo su una cosa. Vi posso dare 34 motivi per i quali questa signorina la vedrete spesso sui vari social. Annuncio inaspettato. Sono arrivati i tizi della Blue Mouse, che se non lo sapete, Blue Mouse è un'azienda che produce film horror. Non ho visti tutti, però ne ho visti parecchi della Blue Mouse. E se ne sono usciti che vogliono mettere le mani in pasta. E mi sono girato quando ho detto in pasta perché sta uscendo il sole, nel mondo dei videogiochi incredibili, e vogliono cominciare a creare dei franchise di giochi horror. Io ne sono solo che felice, perché se facessero dei giochini simpatici in stile Poppy Playtime, mascotte horror fatti della Blue Mouse, ragazzi, io sono solo che contento. E hanno detto, parole del CEO della Blue Mouse, dice che vogliono fare giochi in stile anni 90 che mettono tanta paura. Quindi non lo so, ragazzi, io mi aspetto un Poppy Playtime 2.0 stile Blue Mouse, li giocheremo sicuramente se sono fatti bene. Poi Kingdom Come Deliverance 2, ragazzi, su questo ho da dire solo una cosa, non vedo l'ora di vedere la serie di quel 2.0. Slaterhead. Allora, di questo ne devo parlare un attimo, ragazzi. Questo gioco, nei miei confronti, ha avuto un downgrade assurdo. Allora, l'anno scorso fecero uscire questo trailer di questo gioco assurdo, che appunto si chiama Slaterhead, cioè teste splatter, cose sus, che sembra la fusione tra Silent Hill e Parasite o Kiseiju. E io sinceramente ero molto intrigato dal trailer in CGI che hanno fatto vedere l'anno scorso. Poi niente più. Poi hanno fatto uscire questo trailer dove si vede il gameplay. Ho visto il gameplay di sta roba, che è un po' mischiato, cioè gameplay e CGI, vi giuro, mi ha fatto un cagare fotonico. Mi ha ricordato da morire Devil Within come gameplay, e sinceramente a me Devil Within non è che mi abbia fatto impazzire. Quindi sinceramente Slaterhead spero abbia un gameplay un po' più movimentato e ne possiamo parlare. Che poi dall'altro mi sono pure appuntato che è dall'autore di Silent Hill, quindi non è proprio un gioco del cazzo. Eppure mi ha deluso un pochino, però vedremo che succederà. Dovrebbe uscire tra l'altro l'8 novembre, vedremo che succederà, però me lo metto nella possibilità di giochi che potrei portare sul canale. Poi questo lo potrei chiamare il meme game, cioè Killer Bean. È una specie di roguelike spionaggio con un pizzico di politica dentro, e tu sei un fagiolo killer. È stato realizzato da un solo sviluppatore. Ha le animazioni di Matrix, ecco, mi sono pure appuntato a sta cosa. Infatti puoi fare i movimenti su sala Matrix, ragazzi. Questo gioco può andare in due modi: o è un flop, ma di quei flop, che finisce così, oppure diventa famosissimo, ma super famoso per meme, gag, momenti esilaranti su TikTok, Instagram, sui Reel, quello che vi pare. Quindi vi auguro di andare bene, perché sinceramente sapete che io adoro la gente che mette il proprio cuore in un progetto, quindi figuratevi se non voglio bene a questo tizio che ha fatto questo gioco incredibile. Quindi insomma vi auguro che vada bene. Poi The Fierce Descendant è un looter shooter, dovrebbe uscire il 2 luglio per PC. Mi ha ricordato Destiny, e sinceramente io ho giocato solo Destiny 1 e mi è bastato, quindi non credo lo giocherò mai. Serie TV di Among Us, spero che il prossimo step sia una serie sul Godoverse, me lo auguro. Poi faranno Sonic per Shadow Generation, che dovrebbe essere il meglio del meglio di tutti i livelli di Sonic. Uscirà il 25 ottobre per PC, sembra molto molto bello. Mi era venuto il pensierino, però non lo so se lo giocherò mai, però per i fan di Sonic, GG. Dune Awakening, sì, faranno il gioco su Dune, sarà un MMO survival open world, però il trailer era solo in CGI, non si è visto gameplay, non si è visto niente. Hanno
hanno detto aspettate agosto per vederne di più. Io tra l'altro recentemente ho recuperato Dune parte 2, è incredibile, meglio del primo. Il mondo di Dune è fichissimo, per carità, però non so quanto in un gioco riesca a rendere. Mi preoccupa quello, non vorrei che fosse una di quelle cose che è meglio che rimanga a livello cinematografico e non a livello videoludico. Mi dà quell'idea, esattamente pensate il contrario di Indiana Jones, che ne parleremo tra poco. Poi, aggiornamento di Palworld, ne ho parlato anche questo nella reaction incredibile, ragazzi, metteranno una nuova isola, nuovi pal, una nuova gnagna assurda, ci sarà da ridere, lo porterò sicuramente come il DLC di Elden Ring, ragazzi, quindi si chiamerà Sakurajima Update e quindi ragazzi in stile giappo potrebbe essere simpatico. Poi Alan Wake 2, non ho giocato il 2, ho giocato solo il primo. Comunque dovrebbe uscire un DLC con tre personaggi sus, uscirà l'8 giugno, quindi è già uscito. Poi Dark and Darker, questo mi ha fatto troppo ridere, è praticamente un gioco gratis su Steam, PvP in stile Skyrim, dove tu praticamente vai in questi dungeon e devi lootare tutto, ma puoi uccidere i tuoi compagni e chi rimane alla fine vince. Non lo so, sembra una cazzata, ma allo stesso tempo potrebbe essere super divertente, quindi non lo so. Poi Kunitsugami Path of the Goddess. Allora, questo gioco più lo vedo, più lo vorrei giocare, ma non credo lo giocherò mai. Tra l'altro è esclusiva Xbox ed è fatto da Capcom. Uscirà il 19 luglio, sembra molto bello, se avete la Xbox giocato, perché sembra veramente carino. C'è stato il momento Valorant, uscirà il 14 giugno su PS5, se vi piace il genere, spara tutto di gruppo, in stile Overwatch, personaggi simpatici, abilità simpatiche. Sinceramente questo è uno di quei generi che ho lasciato molto indietro nella mia carriera videoludica, però ho visto che ha avuto un gran successo, quindi GG. Poi hanno fatto vedere un nuovo trailer di Monster Hunter Wilds, inaspettato, molto molto figo, hanno fatto vedere queste creature incredibili, una specie di drago, che i nomi non me li ricordo mai nella vita, però che sembrava averci tipo una Tesla al posto della testa, molto figo, questi vermoni fichissimi che li combatti sotto la sabbia, tutto fighissimo, puoi usare la cavalcatura che fa delle counter moves, insomma cose assurde, sembra molto molto figo, ragazzi, ripeto, io mi auguro di avere la possibilità di portarlo sul canale il prossimo anno, perché vorrei dedicarmici con amore, come non ho mai potuto fare, a un Monster Hunter incredibile. E poi si conclude con Phantom Blade Zero, anche questo gioco ne ho parlato nella reaction che trovate sul canale, hanno fatto vedere questo trailer gameplay e sinceramente a me piace veramente, veramente, veramente tanto. Ragazzi, è molto sekiroso, sembra molto molto bello, è molto dark, ci sono questi mostri assurdi, puoi usare un sacco di gadget tipo Sekiro, puoi usare questa specie di testa di leone che dà fuoco alla gente, il bazooka, l'arco, le boss fight sembrano molto carine, c'è un tizio che usa una specie di trottola che sembra uscito da Bloodborne, potrebbe essere molto figo. Day of the Devs, questa è una delle tante conferenze che io chiamo minori, dove hanno fatto vedere un sacco di giochini indipendenti e non, e qui hanno fatto vedere un gioco che mi sono appuntato, perché secondo me è galattico, e lo porterò non al 100%, al 200% sul canale. Dovrebbe pronunciarsi Zoocosis. È un horror dove noi siamo praticamente un guardiano notturno in questo zoo, dove c'è una mutazione sus e gli animali diventano delle mostruosità incredibili. Tra l'altro sono usciti dei trailer proprio adesso sul canale, non mi ricordo se è IGN o sul canale proprio Zoocosis, dove hanno fatto vedere alcune mutazioni come la mutazione del pinguino, la mutazione dell'ippopotamo. È assurdo, mi piace da morire. Tra l'altro sembra avere una lore molto più figa del previsto, perché io, sai, ho pensato è un povero tizio che si trova randomicamente qui, ci sono cose su se lui deve sopravvivere, invece no, hanno fatto vedere che c'è il proprietario dello zoo che è una specie di scienziato che ci fa una puntura che forse ha un vaccino, dobbiamo sopravvivere una notte. E poi c'è un dettaglio che mi è piaciuto a morire, si vede in tutti e tre, è una specie di braccio fatto a mano con 10 dita che dovrebbe essere tipo uno dei nemici sus che ci seguirà per tutto il tempo, tipo Huggy Wuggy in Poppy Playtime. Commento epico di un ragazzo su Reddit che ha detto che secondo lui quel braccio lì è la proboscide dell'elefante mutata. Se quel tizio ci ha azzeccato è un fottuto genio. Lo sapremo solo quando porterò la serie sul canale. Poi, Devolver Direct. Allora, di questo pure hanno fatto vedere un sacco di giochini indie incredibile. Mi sono appuntato che uscirà una specie di... non ho capito se è il seguito di Cult of the Lamb o è un DLC di Cult of the Lamb. Uscirà il 12 agosto. Io Cult of the Lamb lo adoro, lo volevo tanto portare sul canale ma non ci sono riuscito. Ma un giorno lo riporterò, perché mi piace da morire per lo stile, l'idea del gameplay, tutto figo. Poi hanno fatto vedere il Wholesome Direct, che credo sia il primo anno che lo vedo. Una conferenza dove va di moda i giochi della Cozy Game, ragazzi non me lo sono sognato, l'ho letto queste cose, che dovrebbero essere giochi rilassanti, quindi è un direct su dei giochi che ti rilassano, e uno di questi giochi è di un italiano che si chiama On Your Tail, me lo metto qui, che è praticamente un gioco dove simuli la vita di questo tizio che vive in questa specie di paesino, fa le commissioni, e la protagonista dovrebbe chiamarsi Diana, mi sono scritto, molto carino, dovrebbe uscire su Steam. E poi l'ultimo è Future Game Show, sempre per quanto riguarda le conferenze minori, pure qui una quantità di indie assurda, e mi sono appuntato un gioco che si chiama Screenbound, me lo metto qui, è praticamente un tizio che gioca con un Game Boy, lo schermino del Game Boy è quello che accade nello schermo grande, quindi tu per vedere quello che succede
succede davanti a te, devi vedere quello che succede nel Game Boy piccolo. È un'idea assurda, non so come funzionerà il gameplay, però sembra carino, molto molto carino. Poi Xbox Showcase, arriviamo proprio alla creme della creme della creme. Ragazzi, questo video probabilmente verrà lungo più di 40 minuti. Primo annuncio incredibile, Call of Duty Black Ops 6. Ragazzi, sinceramente io sono sempre stato un codaro rispetto a un battlefieldiano, se vogliamo. Mi sono divertito tanto a giocare i COD quando ero ragazzino. Non so come giudicarlo perché il trailer è molto figo. Dirò solo una cosa, è il primo COD che mi ha fatto quasi tornare la voglia di giocare a COD. Penso possa bastare a gratificare i fan del genere. Mi divertirò tantissimo a vedere le clip della gente che quitta quando in PvP verrà headshottato da qualcuno. Questo è assurdo. Forse è uno dei giochi che meriterebbe la corona, però non è il mio gioco che merita la corona come annuncio. Doom The Dark Age. Allora, è un prequel del Doom che ho giocato nel 2016, se non sbaglio. Uscirà nel 2025, sembra assurdo. Immaginatevi il Doom Slayer in un contesto medievale. E la cosa più assurda è che hanno fatto vedere due cose alla fine del trailer che mi hanno fatto un po' bagnare, lo ammetto, che sono state lui che entra in una specie di mecha gigante e prende a pugni altri demoni giganti, e poi lui che sale in grotta a questo drago che ha le ali laser. Il gameplay sembra assurdo, puoi usare lo scudo, puoi fare i parry. Purtroppo per me esce solo per Xbox Series XS, niente PC. Questa frase la dirò adesso, ma vale per il 90% di questi giochi. Day one se hai l'Xbox Pass. Questa è una bomba assurda che veramente invidio a chi ha l'Xbox. Poi, State of Decay 3. Sinceramente non me l'aspettavo uscisse il 3 di questo gioco. Il 2 sono abbastanza sicuro che l'ho giocato. Il primo non me lo ricordo. Se vi piacciono i survival con i zombie, potrebbe piacervi. Oh, questa cosa ha fatto molto male, ragazzi. Questa è stata una di quelle frecce al cuore che... Dragon Age 4... Scusatemi, The Belguard. Perché ha fatto male al cuore? Perché sinceramente Dragon Age Origins e Dragon Age Inquisition io li ho adorati. Ci ho passato minimo più di 500 ore su tutte e due. Origin Inquisition, me ne manca uno che non ho mai giocato. Dragon Age 4 mi attirava, no? Un po' come Dragon's Dogma 2, no? Il primo io l'ho adorato. Tra l'altro il 2 lo volevo giocare, ma poi non sono riuscito a giocarlo, mannaggia. Questo esce autunno 2024, ragazzi. Io ve lo dico, io non potevo credere che fosse Dragon Age. Io ho pregato per tutto il tempo che non fosse Dragon Age, ma una roba diversa, una IP nuova, qualcosa di diverso. Cioè, lo stile cartoon mi fa cagare, ve lo dico sinceramente, mi fa veramente cagare. E tra l'altro è uscito anche un gameplay, non mi ricordo su quale canale YouTube, e il gameplay pure non è più Dragon Age. Hanno fatto pure il redesign dei demoni, cioè tutto cartoon. Poi magari la storia è fichissima e si ricollega agli altri, io alzo le mani. Però a livello grafico, ve lo dico, non mi piace per niente. Per niente, non mi piace. Poi il trailer era tutto comico, quella tipa che viene inseguita dai tentacoli, quello che fa la battuta ci serve un nuovo leader, si gira a quello gli cade il candelabro, ammazza 6 persone. Ripeto, magari la trama è assurda, il gameplay è assurdo, io alzo le mani, gli auguro di essere bello, però a me non mi ha attirato per niente, lo devo dire ragazzi, non mi voglio prendere in giro. Poi, questo gioco per me vince, fate finta che questa è una corona, il premio gioco che vorrei avere adesso, serie sul canale sicuro, Clair Obscur Expedition 33. Io non ero in hype per un gioco RPG a turni classico da 15 anni più o meno, da veramente una vita. Sembra assurdo, graficamente è assurdo. Il fatto che si siano viste delle meccaniche in tempo reale di parry, counter, quello schiva e fa quell'altro, wow. Ma secondo me la chicca di questo gioco, e tra l'altro questo è il primo gioco di questa nuova casa di sviluppo di videogiochi, secondo me la chicca di questo gioco sarà la lore, la storia. Perché se vedete bene il trailer ci sono un sacco di sus momenti, cioè loro battono sul fatto che devono salvare il mondo da questa piaga che porta forse demoni, ha a che fare col tempo, ci saranno viaggi temporali incredibili, noi siamo l'Expedition 33, le altre 32 dove stanno? Si vedevano pile di cadaveri, c'è la scena in cui lei piange e poi si vede lui che piange come se fai un percorso, succede quello, fai un percorso, succede quello. Per me questo gioco potrebbe essere la droga, veramente. Quindi ragazzi, veramente questo day one, spero di riuscire a giocarlo incredibile, uscirà nel 2025, mamma mia. Poi, South of Midnight. Questo gioco sembra molto carino, è un action adventure che uscirà nel 2025 con questo stile cartoon. Ragazzi, lo adoro solo perché c'è un pesce gatto bellissimo. Eppure il coccodrillone l'ha fatto male. Adesso vi racconto il primo momento lacrimuccia. Io mi sono bagnato per Expedition 33. Questo annuncio e un altro sono state proprio le classiche lacrimucce da God of Man, perché quando ho visto il trailer di World of Warcraft The War Within
E voi direte perché questa cosa? Allora, questo credo non avrebbero mai raccontato, forse ve l'ho raccontato nel video finale dell'anno scorso. Per me World of Warcraft è stato letteralmente la mia seconda vita. Lo posso ammettere pubblicamente, non è una vergogna. Io ho giocato a WoW per più o meno 15 anni. Iniziai a giocare qualche mese prima, tipo 4-5 mesi prima dell'uscita di Burning Crusade, e l'ho giocato fino a battere Azeroth. Sono minimo 15 anni, sono sicuro che sono almeno quasi 15 anni. Ho fatto di tutto su WoW, PvP, Raid, Dungeon, personaggi, esplorazione. Ho dei ricordi meravigliosi, ragazzi, voi non avete idea del dolore che è stato per me abbandonare il WoW. Non avete idea, è stato veramente come staccare una parte di me. E quando hanno fatto rivedere la cinematic iniziale, ragazzi, a parte l'elfa che, vabbè, non farò commenti perché la mia adolescenza, WoW Classic, Burning Crusade, Lich King, Cataclysm, Pandaria, Draenor, ragazzi, è stato un dolore al cuore incredibile. E questo, tra l'altro, dovrebbe essere la prima espansione di tre. Questa è una trilogia nuova di WoW e il primo capitolo si chiamerà The War Within, che esce ad agosto, il 26 agosto nello specifico, ragazzi. Io non lo so se riuscirò a portarlo. C'è una parte di me che vorrebbe ritornare a giocare a WoW, che non avete idea. Però io mi sono perso tanto, cioè io ho dato tutto a WoW, WoW mi ha dato tanto, però io adesso non gioco a WoW da dopo Battle of Azeroth. Battle of Azeroth è stato il momento in cui ho smesso di giocare a WoW. E voi direte: perché hai smesso di giocare a WoW? Semplice, perché sono cresciuto, la mia vita è completamente cambiata in quel periodo, liceo, università, vita sociale. WoW non lo riuscivo più a contenere e l'ho abbandonato. Ovviamente l'ho sempre seguito, seguo i canali su YouTube internazionali che parlano della lore di WoW, Reddit ufficiali e tante altre cose. Mi sono perso Dragonflight e le altre espansioni sus, però c'è una parte di me che vorrebbe tanto tornare a giocare a WoW, però non credo sia ancora giunto il momento. Però un giorno, qui lo dico, tornerà il King di WoW, l'ex King di WoW ormai, però ci tornerà. Poi remake di Metal Gear Solid 3, wow, sembra fichissimo, ragazzi, lo vorrei tanto giocare. Il problema è che io non è che l'ho giocato di tutti i Metal Gear Solid, quindi il 3 lo giocai. Meno male che il Sabaku e Sidori hanno iniziato la veteran run, che mi vedrò tantissimo perché i primi capitoli io non li ho mai giocati. Sarebbe bello giocarlo, però allo stesso tempo ho paura che se lo rigioco mi rovino l'esperienza con quel vecchio Metal Gear Solid 3, che già non ci ho capito tanto perché mi mancano i pezzi. Questo poi tra l'altro è un remake senza Kojima, quindi non lo so. Poi Perfect Dark, wow, cazzo che figata, è uno di quegli sparatutto fichissimo che io non ho mai giocato, quello vecchio di Perfect Dark, sembra fichissimo, ci sono loop temporali, cose assurde, sembra fichissimo, ragazzi, vi giuro, sembra fichissimo, lo vorrei giocare tantissimo. DLC di Diablo 4, non ho mai giocato Diablo 4, Diablo 3 l'ho giocato. Io chiedo una cosa al team di sviluppo di Diablo 4, fate delle cinematic horror splatter che sono dei capolavori viventi, ma perché non vi mettete a fare dei giochini horror in stile mascotte horror game, esperienza horror in prima persona, fatte con quella grafica, ragazzi, quello mi fa bagnare tantissimo, lo vorrei tanto, ma non credo lo vorrò mai. Nuovo capitolo di Fable, mio Dio, ragazzi, mi ha dato lo stesso effetto di Dragon Age. Io Fable mi pare che giocai il 2 per la 360, uscirà nel 2025, non lo so, però stesse vibes di Dragon Age. Poi nuovo capitolo di Life is Strange, non credo lo giocherò mai, però Life is Strange è tanta roba. Poi Indiana Jones e l'antico cerchio. Questo è esattamente il contrario di quello che ho detto per Dune prima. Mentre per me Dune dovrebbe rimanere a livello cinematografico e non a livello videoludico, secondo me Indiana Jones può andare benissimo nel mondo videoludico, perché mi ha ricordato tantissimo Uncharted, me in prima persona. Bellissimo. Quello che ho chiamato Sekirina, Wuchang Fallen Feather, uscirà nel 2025, ragazzi, sembra Sekiro in versione femminile. C'è la meccanica che se muore resuscita, letteralmente l'hanno chiamata pure su Reddit Sekirina. Sembra molto carino, i nemici sono veramente fighi, il gameplay però è come Phantom Blade, alla mano e si vedrà. Avowed, non lo so, non mi attira Avowed, non lo so, ragazzi, è un gioco in prima persona sus di Obsidian con i poteri sus, sembra figo, ma allo stesso tempo non credo lo giocherò mai. Invece Atomfall mi attira da morire, è praticamente un gioco ambientato nell'Inghilterra post apocalittica del 1957, uscirà nel 2025 e io vi giuro sembra il figlio non riconosciuto di Fallout. C'è lo stesso umorismo alla Fallout, quando quel robot prende il lanciafiamme e brucia le persone, mi ha dato delle Fallout vibes. È molto molto carino, ragazzi, mi attira da morire. Poi Assassin's Creed Shadow, anche qui, ragazzi, io non gioco più un Assassin's Creed da Black Flag, mi sa, quello con le navi, che era fichissimo, poi non li ho più giocati perché mi hanno rotto i coglioni, ve lo dico sinceramente, ragazzi, questo sembra molto figo. Ho detto una cavolata, ho giocato pure Origin, non ho giocato Odyssey, Origin l'ho giocato, era pure figo che c'erano i boss dell'antico Egitto. No, quello è stato il mio ultimo Assassin's Creed. Poi è uscito Odyssey, che è tipo gigantesco, l'hanno giocato in tanti, dicono che è molto bello. L'antica Grecia sus. Poi mi sa che ne è uscito quello in Valhalla, quelli non li ho mai giocati. Cioè, da Odyssey in poi non l'ho più giocati. Quindi questo sembra carino perché c'è l'idea che sei o una ninja super veloce o sei un fottutissimo super samurai, dai calci sfonda le pareti. Tra l'altro super violento.
lui che taglia le teste, molto figo. 15 novembre 2024 è più violento questo che quello di Valhalla. Pure questo mi ha messo hype. Poi, nuova Xbox Series XS, beato che se la compra. E poi, seconda lacrimuccia virile, il nuovo Gears of War. Gears of War, Day, che dovrebbe essere il giorno in cui le locuste sono uscite da sotto la terra a fa casino, ragazzi. Qui ho pianto, un po' come Wob, per diversi motivi. Primo perché rivedere Marcus e Dom, fratelli per sempre, per chi ha giocato Gears of War sa che la morte di Dom, non per far spoiler, ma è uno dei momenti più tragici di tutto Gears. Parliamoci chiaro, Gears of War non è che abbia la trama più assurda, i personaggi più assurdi dell'universo, però è un franchise che ci sono molto affezionato. Io mi ricordo ancora il primo Gears, io lo giocai con mio padre. Quando dico l'ho giocato con mio padre, intendo che l'ha giocato mio padre, e io non ho avuto coraggio perché ero terrorizzato dalle locuste. Io poi giocai da solo il 2 e poi mi rigiocai il primo e poi mi rigiocai il 3 con mio babbo vicino. Quindi a Gears ci sono veramente appassionato. Dopo il 3 non l'ho più giocato, perché per me la trilogia di Gears finisce al 3. Quelli fatti dopo. Però il 3 era molto bello col boss a regina. Però la finezza di questo 3 non è stato neanche vedere Marcus e Dom insieme, è stata un'altra. Quando si crolla il pavimento, Marcus sta per cadere, viene salvato da Dom e lì parte la musichetta Mad World. E quel momento mi ha fatto tornare indietro al 2006, quando mi comprai la mia prima Xbox con Gears dentro e mi guardavo in loop il primo trailer del primo Gears con Marcus che scappava da questa città distrutta con le locuste, i ragni. Lui scappava sfondando una finestra e partiva anche lì Mad World. Bellissimo, trailer bellissimo. Ovviamente uscirà per Xbox, io non ho Xbox, non lo potrò giocare, però vi giuro, Gears, tanta roba. E l'ultima cosa è stata la Ubisoft Forward, ma in realtà hanno parlato solamente di Star Wars e di, appunto, Assassin's Creed, e hanno detto alcune feature simpatiche, hanno detto appunto che Star Wars sarà un gioco immenso, come manco fosse Starfield, potete andare nei pianeti, nei nemici nuovi, meccaniche nuove, oggetti nuovi, incredibili. Puntano molto sull'esplorazione e sul fatto che potrete incontrare un sacco di personaggi incredibili, manco fosse Mass Effect, userei dire, puoi fare un sacco di interazioni sus. Anche qui non so se lo giocherò. E invece per quanto riguarda Assassin's Creed hanno puntato molto sul fatto dell'uso delle stagioni, credo puntino sul fatto che la gente lo rigiochi, e quindi a quanto pare ci sono interi cicli di stagioni che possono influenzare il paesaggio, i nemici e la storia. Questa è una cosa molto simpatica, e ovviamente molto importante sarà l'esplorazione e il combattimento. E invece no, questo video non è ancora finito, ragazzi, verrà un video di minimo 40 minuti, lo devo ancora finire di editare questo video, ma come facevo a privarmene? Pure le notizie che sono successe nel Nintendo Direct, perché sono riuscito a vedermi anche il Nintendo Direct mentre editavo questo video incredibile, e dopo aver visto la bomba che è stato questo Nintendo Direct, forse una delle migliori conferenze di tutto questo estate incredibile, ho detto no, vabbè, ne devo parlare un attimo incredibile, quindi rieccomi qui a registrare questa parte incredibile che inserirò nel finale del video che state vedendo, ragazzi. Primo annuncio del Nintendo Direct, pazzesco e incredibile, il ritorno di Mario e Luigi, incredibili, i fraternauti alla carica, il ritorno della serie di Mario e Luigi, incredibili, il ritorno di un franchise che mi pare pure lui ha detto che non si toccava da tipo 9 anni, mi pare una cosa assurda. Ci sono delle combo che Mario e Luigi fanno, nei momenti in cui fanno la trottola, nei momenti con i martelli, ragazzi, sembra fichissimo, e ve lo dice uno che ha adorato in una maniera folle il gioco di Mario e Luigi, se non sbaglio del 2005-2004, Mario e Luigi fratelli nel tempo, c'era tipo l'invasione di questi alieni che avevano la forma di fungo, e poi c'era la regina che era una boss fight fichissima, quel gioco l'ho adorato. Vi giuro ragazzi, il mio lato Nintendo non emanava godo da veramente tanto tempo, questo Direct ha veramente fatto uscire il godo del mio lato Nintendaro che era chiuso in una gabbia da veramente tanto tempo. Ragazzi, sono stato un Nintendaro quando ero più ragazzino, e rivedere questo gioco, ragazzi, mi fa dire mamma mia, ma perché non ho la Switch? Vi giuro, questo Nintendo Direct mi ha fatto rodere tantissimo che non ho mai avuto la Switch. Ok, che voi direte, vabbè, che te la compri a Faga, ormai esce la 2. Sì, ok, ne riparleremo tra poco di questa cosa, però sembra di una bellezza. Pure i boss sono fighissimi. Hanno ripreso le meccaniche dei vecchi giochi di Mario e Luigi, resi ovviamente super belli da vedere. Sicuramente un gioco da tenere d'occhio. Se non sbaglio, esce il 7 novembre 2024, ragazzi. Esce pure tra poco. Poi, ecco, questo pure è una cosa su che non avevo mai sentito parlare. Phantasia Neo Dimension, un RPG famoso fatto da Hironobu Sakaguchi, che a quanto pare era nella prigione dell'Apple Arcade. Quindi è un gioco che è sempre stato dell'Apple e finalmente adesso è libero. Infatti c'ha delle meccaniche che sembrano molto da gioco da smartphone, no? Non credo lo giocherò mai, però sembra carino. Questo gioco è molto carino, uscirà nel 2025. Io l'ho preso un po' come il contentino triste per chi aspetta Silksong.
cioè Mio Memories in Orbit. Questo gioco sembra veramente, veramente carino. Adoro quando il robottino si muove con i capelli. Non so se ci avete fatto caso, ci sono delle animazioni in cui si muove tipo ragno usando i capelli, quello molto figo. I boss mi hanno ricordato tantissimo Hollow Knight, lo dice uno che purtroppo, lo ammetto, non ho mai finito Hollow Knight. È una di quelle pecche videoludiche che mi pento veramente tanto, lo vorrei tantissimo recuperare, ragazzi, finirà che un giorno lo porto sul canale. Di Hollow Knight ci potrei fare proprio una blind run, perché io Hollow Knight l'ho giocato a pezzetti quando andava di moda da amici. Non so cosa succede, quindi se lo giocassi sarebbe una blind run praticamente, no? Probabilmente finirò prima Hollow Knight io di quando uscirà Silksong, quindi pensate voi. Hello Kitty Island Adventure, praticamente è la fusione di Hello Kitty con Animal Crossing. Uscirà nel 2025, se siete fan di Animal Crossing adorerete Hello Kitty Island Adventure. Poi Donkey Kong Country Returns, questo lo giocai. Se non sbaglio questo dovrebbe essere la versione HD del gioco per la Wii, di Donkey Kong Country Returns, che era molto 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 carino, difficilissimo ragazzi, io non li ho giocati tutti Donkey Kong, ma sono di una difficoltà assurda. Uscirà il 16 gennaio 2025. Poi ecco, questo è un annuncio assurdo che guarda, mi sono quasi emozionato io, che purtroppo non li ho giocati tutti, lo ammetto, ma mi sono emozionato anch'io, ripeto. Dragon Quest 3 HD 2D remake del terzo, del primo e del secondo. Il terzo uscirà nel 2024, se non sbaglio 14 novembre 2024, e il remake 2 uscirà nel 2025. Ragazzi, ripeto, ti emozionano anche se io purtroppo non ho giocato tutti i Dragon Quest. Questa è una di quelle trilogie, come Hollow Knight, io la metto nella lista di proprio priorità videoludiche che io un giorno vorrei recuperare. Hanno fatto pure vedere l'autore di Dragon Quest, molto carino, che teneva lo slime, simpatico, è stata emotivamente potente. Poi ecco, questo è pure un'altra chicca, Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classic. Anche questa è una di quelle chicche che mi piacerebbe recuperare, praticamente è una raccolta con ben 7 giochi della serie Marvel vs Capcom e altri giochi Marvel incredibili, arcade style pazzeschi, sembra veramente bello. Io purtroppo ne ho giocati veramente pochi di questa listina qua. Uscirà nel 2024, non si sa quando ragazzi, se siete fan di picchiaduro 2D assolutamente lo dovete giocare, incredibili. Poi annuncio sus Super Mario Party, chiamato Jamboree dovrebbe essere, che ambientato in questa isola sus, ci sono citazioni anche ai vecchi Mario Party. Io se non sbaglio giocai Mario Party DS tantissimo, quello ragazzi, Mario Party DS lo giochi veramente tanto. Uscirà il 17 ottobre 2024, fino a 20 giocatori, sembra molto bello, un sacco di giochini carini ragazzi. Io ho preferito sempre Mario Kart rispetto a Mario Party, però potrebbe essere divertente. Poi l'annuncio bomba, penso, di tutto Nintendo Direct, che nessuno ci aspettava, perché dopo Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, la gente, sai no, ci aspettava, che aspettavano un attimo loro prima di lanciarsi in un nuovo capitolo di Zelda, invece a loro proprio non gliene frega niente. Nuovo capitolo di Zelda, The Legend of Zelda, e della saggezza incredibile. E qui mi sono un attimo informato dagli appassionati di Zelda, la chicca di questo nuovo Zelda è che lo stile grafico è del remake di Link's Adventure, se non sbaglio, correggetemi voi. Hanno fatto però la promovue, cioè loro hanno fatto il remake con il nuovo stile grafico, hanno usato quello stile grafico del remake per fare il nuovo capitolo di Zelda, che è solo da ammirare. Ha parlato pure l'autore di Zelda, cioè assurdo. Anche qui di Zelda ragazzi non posso dirvi troppe cose su, perché non li ho giocati tutti. Ho giocato Majora's Mask, Ocarina of Time, ho adorato Wind Waker, che era di una bellezza allucinante. Finalmente potete usare Zelda, e la meccanica di Zelda che può fare la copia degli oggetti, secondo me potrebbero uscire dei video assurdi su questa cosa, perché praticamente dovrebbe essere la meccanica di Tears of the Kingdom, che purtroppo non ho giocato, dove puoi creare gli oggetti, costruisci incredibile, però con Zelda. Quindi c'è tipo la scelta in cui tu puoi fare un ponte fatto di letti, puoi collezionare fino a tipo a 300 oggetti, collezioni mostri, puoi fare le combo incredibili. Ragazzi, un gioco assurdo, e la bomba è che esce il 26 settembre. Quindi GG a Nintendo, perché questo è stato secondo me l'annuncio bomba allucinante, la gente vedo che è impazzita, quindi GG. Ace Attorney Investigation Collection, che dovrebbe essere lo spin-off della serie di Ace Attorney, che pure qui conosco di nome ma non ho mai giocato, è il meme Objection, ecco quel meme lì viene da questa serie qui, ma a quanto pare non c'è il protagonista ma c'è un altro tizio sus, non è mai uscito fuori dal Giappone, quindi è la prima volta che esce, e uscirà il 6 settembre 2024, quindi se siete appassionati giocatelo assolutamente. Questo gioco sus per i fan di Danganronpa, che io purtroppo ho giocato fino a un certo punto, ho adorato gli anime, l'anime di Danganronpa tantissimo. Undead Line Last Defense Academy, che tu praticamente in stile Danganronpa, dove tu sei in una scuola, devi proteggerti da questi mostri sus che invaderanno questa scuola per 100 giorni, e quindi tu hai il problema dei mostri che attacca da fuori e il fatto che dentro ci sono delle civil war in stile Danganronpa, con gente che muore, scopri chi muore, oh mio Dio, c'è la mascottina fantasmino, per me la migliore rimarrà sempre l'orsetto. Uscirà nel 2025, potrebbe attirarvi se siete fan del genere. E poi la bomba finale, che è una bomba sotto diversi punti di vista, cioè Metroid Prime 4 ragazzi, il meme di Metroid è finito, per tutti questi anni ragazzi era ovunque il meme
tipo Silksong, Metroid Prime 4 Beyond sinceramente sembra molto bello, però come giustamente ho pensato io e ha pensato tanta gente, questo gioco come fa a reggere la Switch? Già con gli ultimi Zelda ha fatto una fatica, questo sembra un gioco assurdo ragazzi, infatti come molti miei colleghi hanno detto probabilmente questo gioco sarà cross gen e infatti Furby loro hanno detto uscirà nel 2025, infatti probabilmente questo potrebbe essere il primo gioco della Switch 2, un po' come è stato Breath of the Wild da Wii U a Switch. Breath of the Wild è stato il primo gioco, probabilmente Metroid Prime 4 potrebbe essere il Breath of the Wild della Switch 2. Anche qui purtroppo su Metroid ragazzi non li ho giocati tutti, ma quelli che ho giocato mi sono piaciuti da morire, adoro Sam, waifu della vita, e se vi dico come ho scoperto il franchise di Metroid vi verrà da ridere, ma lo voglio dire in questo video incredibile, ho scoperto il franchise di Metroid giocando ad Halo. Era il periodo in cui ero proprio dentro Halo in una maniera incredibile e girovagando per il web beccai tipo un meme che faceva una battuta fra Master Chief e Sam, no? Ed era tipo una cosa tipo: se ami Master Chief adorerai la sua versione al femminile. Ok, c'era Sam. Mi sono informato, ho scoperto che faceva parte del franchise di Metroid e da lì mi sono giocato qualche Metroid. Se siete fortunati a comprarvi la Switch 2 quando uscirà, ragazzi, Metroid 4 sembra veramente molto bello. E poi c'è Sam, ragazzi. Come? Basta e avanza. Ragazzi, promesso, questo è il finale di questo video incredibile che, ripeto, sarà un video epocale, ma mi sono veramente divertito tanto a farlo, lo volevo veramente tantissimo fare. È un collegamento al video dell'anno scorso, ma credo fatto meglio perché ho messo un sacco di immaginette, ho un copione, così non mi perdo il filo, quindi secondo me il video è molto simpatico, ragazzi. Quindi, che godo sia con voi veramente questa volta e noi ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video. Alla prossima!